ancora De Ceglie che va a riprendere posizione a sinistra, coperta la sua avanzata da Bonucci che è tornato in posizione. De Ceglie cerca corridoio per Vucinic, Vucinic ancora per De Ceglie, c'è un varco però ad andare Chiar, che ha ritardo, la mette dentro De Ceglie, la palla è buona, Fabio Quagliarella, anzi no scusate, Arturo Vidal per il gol dell'1-0, Vidal. Molto Vidal bello per l'1-0. Molto bello, perché qui linea difensiva della Roma molto alta. Sono andati a chiudere in tre su De Ceglie, ma si sono fatti saltare. E poi la palla quando passa va, arriva sul secondo palo. Fuori posizione tutta la linea difensiva. Vidal arriva, incrocia molto bene e la Juventus si trova subito al vantaggio. Ha aggredito subito la partita molto bene. Vedi qui come la linea rimane alta ma non ordinata. La palla su, il raddoppio, addirittura era triplicato l'uomo, riesce a passare. E a quel punto è facile per Vidal di sinistra ad incrociare. Vidal per il gol dell'1-0. Arriva Chiellini, dribbling su Borini che lo aggancia, calcio di punizione. Chiede scusa Fabio Borini. Angelo Mangiante, Angelo. Sì, attaccano tutti, diceva Beppe Bergomi, perché in effetti è questo adesso che sta chiedendo a Luis Enrique, ma la squadra deve rimanere corta, adesso è troppo lunga, preoccupato del fatto che davanti alla difesa adesso ha solo due giocatori, Marchinho che mediano proprio non è perché tende ad andare, e Gago, perché sia per rotta che dietro a Pirlo e Piani sono molto più alti. C'è un contatto, è andato giù Quagliarella, non c'è fallo però su De Rossi, allora Vucinic ha spazio ancora, Vucinic allarga, Vidal! Arturo Vidal! Golasso ancora di Vidal! Con il destro dopo il sinistro, 2-0, sono passati 8 minuti. E qui vengono fuori i limiti di un giocatore che è straordinario come De Rossi, perché nasce tutto da un contrasto in mezzo al campo dove non riesce a tenere il movimento di Quagliarella. A quel punto si apre la difesa della Roma, inserimento senza palla ancora a seguire da parte di Vidal, servito perfettamente con i tempi giusti, arriva, va a incrociare sul secondo palo, lascia andare veramente bene la gamba e va a incrociare, trova un grandissimo gol e la Juve è già sul 2-0. Far giocare i giocatori al posto loro è una cosa difficile. Ovvio, perché in genere funziona così. Abbiamo visto le difficoltà, è andato in contrasto con Quagliarella, poi magari ce lo fanno rivedere, non riesce a tenere, a quel punto la linea non c'è più, costretta a recuperare fuori posizione e gli inserimenti senza palla fanno veramente male. Gago, De Rossi, Marchinho. Palla a campanile, Lichtsteiner cerca la profondità, Quagliarella gira, pallone arriva a Vucinic, Vidal, Marchisio, prateria per la Juventus, chiedono palla a tutti, Marchisio preferisce a destra l'apertura a Lichtsteiner, c'è Vucinic completamente libero che si infila in area di rigore, eccolo Vucinic, prova il destro, Stekelenburg la tiene lì. Vucinic si gira, attaccato da Marchinho che gli porta via il pallone, ma poi la restituisce a Vidal. Lichtsteiner, José Angel da quella parte, Lichtsteiner, ancora Lichtsteiner, chiuso ma sempre Vucinic, si libera benissimo Vucinic, cerca un varco all'esterno, splendido per Marchisio, Marchisio tocca il pallone, calcio di rigore per la Juventus e vediamo qual è il cartellino rosso qui. Ho qualche dubbio, devo dire la verità, perché Marchisio aveva allargato il pallone sulla destra, non so neanche se l'avrebbe ripreso, devo dire la verità, vorrei rivedere qua. Sì, perché lui se l'ha allungato molto, ma c'è l'impatto col piede sinistro di Marchisio e il ginocchio di Stekelenburg. L'immagine questa precedente ci faceva questa, capire sicuramente. Sì, questa non meglio è mai chiara occasione da gol. Posizione regolare. Lo cerca anche un po', secondo me. Il ginocchio è leggermente alto, ma perché è l'uscita che ti porta ad essere in questa maniera, lui lascia il piede Marchisio, non fa lascia nulla per saltarlo, assolutamente. Però diciamo che il contatto c'è, cioè, rigore, no, cioè, può dare anche calcio di rigore perché ha velocità la normale. La occasione a gol no, però no, perché va tutto a destra e ci sono due giocatori della Roma davanti alla porta, quindi la chiara occasione a gol non può esserci. E questo è un'espulsione eccessiva, dai, assolutamente. Sono cioè, d'accordo. Rigore. Già diciamo che la regola è eccessiva, sì. Se poi la si applica anche quando secondo me può anche non applicarsi, comunque ha visto così il direttore di gara, si sarà anche consultato il guardaline, la chiara occasione da gol mi sembra veramente di poter dire dalle immagini non ci fosse, che visto che il pallone era alto, forse non si può neanche considerare in possesso in quel momento Marchisio perché il pallone è alto e se ne va, anche se la giocata è sua e ci sono due giocatori della Roma che vanno a protezione della porta.
contatto c'è, anche contatto se ripeto, c'è assolutamente. Marchisio rigore, non fa niente per evitarlo, però il contatto c'è, però dai. Guardate il pallone dove va, vedete che c'erano già Rosi che copriva, il pallone è alto, qui ancora non ha toccato terra, quindi voglia, ma anche se non c'è l'impatto non ci arriva Marchisio, ci arrivano prima i giocatori sì, della Roma, sì, quindi non può essere considerata che era occasione della Roma. Entra Curci ed esce Borini. Beh, certo che 3-0 al 28esimo, cioè 2-0 al 28esimo con un uomo in meno, diventa veramente durissima per la Roma. C'è ancora un rigore da battere, però c'è Curci in porta. È la nona espulsione del campionato della Roma. Stekelenburg. La terza o la quarta per Stekelenburg. Adesso lo controllo, sicuramente c'è stata quella del derby che è stata decisiva. Due o tre volte mi sembra sicuramente. No, è la seconda espulsione di Stekelenburg. C'è solo quella del derby. Solo quella del derby. Va Pirlo. Contro Curci, appena entrato. Curci! Andrea! Pirlo! Appena entrato, Curci era riuscito a parare il rigore. Ma poi Pirlo è stato il più pronto a ribadire in gol, schiacciandolo addirittura, segnando il gol del 3-0. E quasi al 29esimo chiudendo la partita di fatto. Partita finita secondo me, con un uomo in meno, difficile per la Roma recuperare uno svantaggio di 3 gol. Qui Curci para il rigore, intuisce la traiettoria, poi è poco fortunato perché la palla va verso il centro, non va verso l'esterno, e Pirlo è molto rapido nel ribattere a rete e trova il gol del 3-0. Bonucci all'indietro, cerca e trova Gigi Buffon, Chiellini. Anche adesso, 4 a pressare, un buco enorme in mezzo e quindi la difesa di nuovo presa d'infilato. Vidal, Marchisio, prova il sinistro, Curci. Anche adesso Beppe, in 4 sono andati a pressare, poi c'erano 20 metri di campo con nessuno e 4 dietro. Quando vai a pressare la linea difensiva si deve alzare parecchio, devi rischiare qualcosa, magari non se la sentono di andare ad aggredire molto alti. Quindi a quel punto è meglio rimanere tutti compatti, basta muoversi sempre molto compatti con le linee molto vicine, e non è facile. La Roma poi non è abituata a giocare con questo 4-4-1 e anche con, ricordiamoci sempre, con l'uomo in meno. Gira il pallone la Juventus a vantaggio di Bonucci. Pirlo. Marchisio. De Ceglie. Chiellini, Marchisio, vuole controllare la partita la Juventus, Pirlo, Vucinic, 1-2, Vucinic con il destro, Curci controlla che il pallone si perda sul fondo. Buone le combinazioni fra le punte, si muovono sempre molto bene con i sincronismi giusti qua, 1-2. Pirlo, Chiellini, De Ceglie, Chiellini, De Ceglie, Marchisio, De Ceglie, buono il pallone per Vucinic che lascia lì per Marchisio, Claudio Marchisio, 4-0. Questa volta non ha voluto crossare dentro l'area di rigore, ma ha visto il proprio compagno a rimorchio dietro, lì l'ha servita De Ceglie la palla, che va sempre in sovrapposizione molto bene, gliela domestica benissimo Vucinic per Marchisio che la piazza sul secondo palo. Cosa dobbiamo dire? Anche questo è un gran gol, guarda come gliela mette lì la piazza, non ci può arrivare Curci. Dobbiamo dire che la Juve era attesa alla partita più difficile, con tutta la pressione del mondo addosso, con un po' meno, diciamo, po' meno, però la pressione per doverla vincere, sì, questa gara, sì, per, sì, sì, per riuscire a staccarsi, non la paura di doverla vincere per forza, ma la pressione di doverla vincere per andare in testa alla classifica con 3 punti di vantaggio. Dopo 8 minuti era 2-0, siamo all'inizio del secondo tempo e 4-0. Ricordiamo che in questo momento la Juve è in vantaggio di 3 punti sul Milan, poi segue la Lazio a 55, poi c'è l'Udinese a 52, il Napoli a 51, la Roma a 50 e l'Inter a 49. Quindi 6 punti per 5 squadre. Per il terzo posto, che ricordiamo lo vale preliminare di Champions.
De Ciglie. Del Piero. La palla è per Marchisio, prova a farla passare. Marchisio, Curci con un miracolo. Miracolo di Curci. Arriva sempre da dietro Marchisio alla conclusione. Qui fortunato nel primo controllo. Poi dopo riesce anche un tunnel involontario. Calcio scivolando. Curci fa una grande parata perché va a terra con grande velocità. Molto attento e bravo, reattivo il portiere della Roma. Fuori gioco di Kirkic, Angelo Mangiante. Angelo. Fabio, a proposito di quello che diceva Beppe Bergomi, di un Luis Enrique con meno slanci, un attimo fa ha ripreso abbastanza duramente Marchinho, che aveva provato a sganciarsi in effetti in due o tre occasioni, ha detto ma dove vai, rimani lì davanti alla difesa. L'impressione qui dal campo è che più la speranza di segnare un gol stasera, adesso ci sia quella di non prendere il quinto gol. Ed è così, più facile che faccia gol la Juventus che la Roma. Chiellini, Pirlo, Chiellini. Ancora Chiellini, Del Piero, Lichtsteiner, arriva il traversone. Non buono questo cross di Lichtsteiner, questo devi metterlo a girare, favorire lo stacco di Borriello, invece molto arretrato. Sia lui che De Ciglie hanno sbagliato molto da quel punto di vista nella fase di rifinitura dell'azione. Qui vediamo la splendida parata di Curci, è stato veramente bravo. E tra l'altro, ecco, se c'è un elemento positivo, se vogliamo, in questa gara, che Curci, portiere, ricordiamolo, che è arrivato alle soglie della nazionale, che poi è stato dimenticato fino a diventare il terzo, qualcosa di buono stasera l'ha fatto, ha parato un rigore, un paio di parate interessanti. Perrotta, adesso la Roma sta aspettando, fa un po' di possesso palla, permesso anche dalla Juventus che ha diminuito il pressing, perché non era così semplice il possesso palla nei primi 20 minuti, anzi arrivavano tutti addosso, quelli della Juve e i portatori di palla della Roma. Rosi, Perrotta, Chiellini, poi Pirlo, Pirlo quasi zona tiro, Pirlo, scusate, Del Piero che mette il pallone alto sulla traversa. Appena c'è la possibilità di andare in profondità, c'è stato subito l'anticipo di Chiellini che ha servito Del Piero, che ha avuto tutto il campo per spostarsi. La difesa della Roma si è comportata anche abbastanza bene, ha concesso il tiro da fuori a Del Piero perché c'erano due giocatori sulle corsie esterne che stavano arrivando e potevano essere serviti. Non ha trovato la porta numero 10 della Juve. Pallone gestito ancora da Bonucci, aspettano solo il fischio finale, le due squadre in campo. È stato un secondo tempo che si è illuminato solo per il gol di Marchisio, ma che di fatto è stato inutile. Il risultato già ampiamente deciso prima negli 8 minuti con la doppietta di Vidal, poi con il rigore e con l'espulsione di Stekelenburg che ci ha levato l'ultima possibilità di vedere un po' di partita, se vogliamo. Perché la Roma in 11 almeno ci avrebbe provato sicuramente, mentre in 10 era impossibile anche solo sporgersi un po' in là, perché appena si sporgeva la Roma prendeva contropiede, come è successo nel finale del primo tempo. Perché trovare l'uomo partita diventa non semplice, penso che la Juventus tutta quanta, però un uomo su tutti forse Vidal, con Vidal i due gol. L'ha sbloccata senz'altro. Abbiamo il cuore.